Allora, buonasera Cascione, chiaramente c'è tanta delusione, soprattutto la consapevolezza che il Pescara ha sofferto questa Juventus. In che senso? Dal punto di vista in campo. Ma non mi sembra abbia sofferto, c'è stato l'episodio dopo 6 minuti che c'è stato poi dopo il primo gol, dopo abbiamo cambiato l'atteggiamento, il modo di giocare naturalmente perché loro essendo in vantaggio sono schiacciati e noi abbiamo avuto più campo, poi dopo abbiamo avuto qualche occasione il primo tempo che non abbiamo concretizzato e gli episodi hanno fatto la differenza, però dire che se ci dobbiamo far influenzare dal risultato, io dico la partita come l'ho vista, come l'hanno vista anche, come ha visto lo staff, come ha visto anche i ragazzi, erano stati consapevoli che comunque abbiamo fatto una buona partita dove non siamo riusciti a concretizzare le azioni che abbiamo avuto. All'inizio poi si era messa un pochino come volevamo noi, avevamo tanto spazio dietro i loro difensori, siamo andati in profondità, però abbiamo preso questo gol troppo presto e la gara è cambiata completamente. Io mi riferivo alla facilità di possesso palla che ha avuto la Juventus e a come è riuscita a tenervi lì sulla tre quarti campo. No, ma c'è stato, avendo due risultati a favore, normale che cercavamo di stare un po' più attenti e meno spregiudicati. Poi è mancata la compattezza nell'essere attenti e più bassi. Ma dopo è stato, abbiamo cambiato atteggiamento perché abbiamo cambiato proprio il modo di giocare, siamo andati a uomo e quindi è normale che poi dopo ci fossero un po' più di spazi, ma i ragazzi l'hanno interpretata bene, non ci sono stati tanti pericoli poi alla fine. Il secondo gol nasce da un errore dell'arbitro importante perché non ha permesso a Federico di andare sul pallone, ha dovuto fare il giro largo e l'avversario si è ritrovato già in aria con la palla, poi dopo è stato il rimpallo che è rimasta lì. Queste cose qui fa la differenza alla fine, perché poi dopo la gara rimane sull'1-0, ci sono ancora altri, a che minuto hanno fatto gol? Mancava un quarto d'ora, no, quello il 2-0 sto parlando. No, 90esimo più o meno. Come? Il secondo gol. Secondo gol, se la gara fosse rimasta ancora sull'1-0 potevamo ancora cercare di pareggiarla. E quindi questo errore è stato importante, bisogna anche capire queste cose qui, perché poi dopo fa la differenza. Cascione, prima della domanda da studio le volevo chiedere un bilancio della sua esperienza sulla panchina del Pescara, se ha qualche rimpianto, se sì quale e se sta pensando un po' al futuro. Chiaramente è prematuro questa sera, però se c'è un pensiero. No, vabbè, sono arrivato in una situazione dove la squadra era giù di morale, aveva perso tante certezze, però in poco tempo siamo riusciti a trovare subito la compattezza, siamo diventati più squadra e abbiamo fatto un buon percorso fino a questa gara. Rimpianti non ne ho, perché comunque i ragazzi, chiunque fosse sceso in campo, mi ha dato tutto e ha giocato per il gruppo e quindi sono contento di quello che hanno fatto. Normale che stasera c'è un grandissimo rammarico perché sapevamo benissimo che potevamo superare questo turno. Studio per una domanda a Cascione. Paolo. Buonasera Cascione, senta, lei ha detto che il Pescara ha avuto a un certo punto grandi spazi, a me è sembrato che di grandi spazi ne abbia avuto a disposizione la Juventus Next Gen nel primo tempo, cioè quello che è sembrato è che l'atteggiamento come aggressività soprattutto del Pescara, soprattutto in fase di avvio, tant'è vero che ha preso un gol dopo 3 minuti, non fosse quello ottimale per una partita così importante. Questa è un'impressione mia, lei la condivide oppure... No, allora sì, non c'è stata quell'aggressività che dovevamo avere in una gara così, sono d'accordo, perché comunque sapevamo che dovevamo cercare di farli male in ripartenza, cioè rimanere più compatti, ma questo non vuol dire fare una corsa in meno, dovevamo essere più aggressivi e forse questo ci è mancato, però poi alla fine è normale che il gol è arrivato presto e quindi si fa anche fatica a dire
eravamo, non eravamo compatti. Poi come ho detto, dopo 10 minuti, un quarto d'ora, vedendo che facevamo fatica perché non avevamo interpretato bene magari l'aggressione, abbiamo cambiato, siamo andati a uomo e la squadra in maniera naturale è stata più cattiva, più vicino comunque alla loro fase di palleggio. E qualcosa in più l'abbiamo fatto nel primo tempo. Secondo tempo poi loro si sono schiacciati, abbiamo fatto delle buone cose, però non siamo stati mai efficaci poi alla fine. Massimo, se hai una domanda tu per Cascione, altrimenti lo liberiamo. Per me Emanuele Pescara ha giocato troppo sotto ritmo. Forse l'ho vista. Sì, male. No. La sensazione all'inizio è quella lì. Anche da parte mia c'è stata questa sensazione, perché una gara che comunque sapevamo della loro qualità nel palleggio, dovevamo essere più veloci comunque ad accorciare, invece arrivavamo sempre un po' con monopasso, un po' in ritardo, e questa cosa qui è stato poi dopo l'errore, è nato proprio da questa cosa, perché se fossimo stati più cattivi con le mezzale in mezzo al campo, non ci sarebbe stato quel pericolo.